Buongiorno ragazzi. Ciao ragazzi, io mi chiamo Alberto, detto il mago. Io sono Andrea, detto Delo. E niente, come potete vedere dalle maglie, siamo tifosi rispettivamente del Parma e della Juventus. E noi siamo di Fidenza, in provincia di Parma. E siamo amici da anni e anni e anni, diciamo dall'infanzia. Siamo piccolini. piccolini. E niente, volevamo innanzitutto ringraziarvi per le tante iscrizioni, perché diciamo che questo canale un mese e mezzo fa era una cosa con 6, 7, 8 iscritti, di cui alcuni erano i parenti. Giunti però a 230 iscrizioni, ci siamo sentiti quasi in dovere di presentarci, perché ci sembrava giusto. Ecco. E come da promesso lo stiamo facendo. Esatto. Io e il Delo siamo appunto, come detto, amici da sempre e condividiamo questa passione per il gioco di calcio della Konami. Giochiamo dei tempi di SS Pro fino ad arrivare al PES. Non l'ultimo, che come sapete è stato una vera disgrazia, diciamo così, ma stiamo giocando la versione patchata comunque del PES 2021 su PlayStation 5. Questo canale è nato per mettere in ghiaccio, diciamo, i nostri ricordi di gioco e, diciamo, le domeniche passate insieme a divertirci con questo gioco di calcio e per poterci rivedere quando volevamo e ricordarci di questi bei momenti. E soprattutto ci divertiamo un sacco, perché a volte esatto, delle robe incredibili e sentirete anche nei video delle urla disumane, una volta dell'uno, una volta dell'altro. E comunque va bene. Noi volevamo a questo punto, diciamo, puntavamo, diciamo, ad arrivare se possibile ai 500 iscritti per poter, diciamo, questo potrebbe essere il nuovo traguardo, diciamo così, per poter avere, come voi sapete, su YouTube il pulsante community che ci permette, scusate, tolgo, mi viene caldo, allora, che ci permette questo bottone di poter interagire con voi, gestire una community, ma soprattutto ci permette di creare per esempio dei sondaggi, chiedere delle opinioni, coinvolgere di più appunto gli iscritti. Per fare questo il mio amico Andrea, il Delo, diciamo così per gli amici, ha pensato a un'idea, un'iniziativa stupenda che vi lascerà la bocca aperta e adesso ve la descrive. Allora ragazzi, io ho pensato a un'idea molto carina per intrattenere tutti voi. Ovviamente adesso cerco di spiegarvela. Allora, io e Alberto, come ben sapete, ci vediamo spesso volentieri la domenica, dove abbiamo più tempo per vederci, dove insomma abbiamo più possibilità di passare il tempo insieme, anche perché negli altri giorni siamo impegnati con le famiglie, tutto questo tempo non c'è. Allora la mia idea era questa, è un gioco simpatico dove per la prima volta ovviamente saremo noi a decidere. In che senso? Tra tutte le partite che faremo ce ne sarà una che trasmetteremo per intera sul canale. Che ne so, vi faccio un esempio, Milan-Juve. Tutto ciò che dovete fare voi è quello di pronosticare il risultato esatto, i marcatori, e una volta fatto il pronostico metterlo nei commenti. Chi di voi si avvicinerà di più, ovviamente c'è un punteggio, il risultato esatto varrà 2 punti, con marcatore varrà 5 punti e con più marcatore varrà 10 punti. Chi di voi vincerà la giornata avrà la possibilità di decidere la nostra prossima partita e quindi noi la domenica dopo ci rivedremo e giocheremo la partita che voi avrete scelto e di nuovo ripronosticare il tutto, così dicendo, per le prossime domeniche a venire,
penso che sia una cosa carina da coinvolgere tutti, ovviamente non c'è nessun compenso in denaro, è solo una cosa simpatica per passare una giornata e coinvolgere voi in tutto questo. Ecco, questa era la mia idea e niente, spero che vi piaccia e che potete partecipare numerosi a questa cosa. Allora, cosa importante è che tutto quello che vedrete pubblicato nei video sono cose spontanee, cioè nulla è preparato, niente è finto, sono tutte cose che accadono realmente nelle nostre partite. Quindi se qualcuno di voi può avere dei sospetti che siano cose fatte apposta per comunque guadagnare dei like, delle visualizzazioni, sappiate che è tutto vero. Spontaneo, non c'è niente di preparato. Ecco, questa è una cosa molto importante che vorrei insomma che voi tutti capiate, che questa cosa non è fatta per guadagnare noi, ma per far divertire la gente e basta. Ecco, questa è la cosa che ci tenevo a dirvi e la chiudo qua.